venduta a un mercante svizzero e fatta a pezzi. Il destino che emerge sulla Natività rubata di Caravaggio, quella in cui un giovane San Giuseppe con una casacca verde ci volge le spalle e dialoga con un personaggio col bastone, forse Frate Leone perché vicino a San Francesco. Sul lato opposto San Lorenzo, riconoscibile per i paramenti da diacono. Al centro l'inconfondibile luce del Merisi su Maria e il Bambinello. Olio su tela 2,60 m x 2, sparita da 49 anni, l'opera più ricercata al mondo, inestimabile il suo valore, varrebbe almeno 30 milioni, sparita ma non distrutta, si scopre solo ora, falso che sia stata seppellita insieme a un boss della mafia e ai suoi tesori, falso che sia finita in una stalla divenendo cibo per topi e maiali. A sciogliere il mistero, le conclusioni della commissione d'inchiesta parlamentare antimafia, presieduta da Rosy Bindi, che ha riaperto il caso. Esiti presentati in queste ore proprio nell'oratorio San Lorenzo, la pregevole chiesa di Palermo dove fu trafugata la notte fra il 17 e il 18 ottobre del 69, decisive le rivelazioni di alcuni pentiti di mafia, il furto compiuto da piccoli criminali, poi Cosa Nostra comprende il valore del quadro e ne rivendica il controllo, oggi l'ultimo colpo di scena sotto lo sguardo di una copia fedele. E sembra che sia stata acquistata da un mercante svizzero che noi pensiamo di aver individuato, ma che forse era difficile trasportare e quindi fu fatta a pezzi, ma probabilmente è stata venduta. Ci auguriamo che almeno qualche frammento possa essere ritrovato. Sembra quasi la parabola della droga, sembra quasi la parabola della mafia contadina che poi a un certo momento entra nel circuito bancario, nel circuito internazionale e scompare. Ecco, credo sia in qualche misura questo dipinto la parabola del rapporto che esiste tra arcaicità di comportamenti e grande modernità di sfruttamento economico. D'altra parte, un'opera come il Caravaggio non è facilmente vendibile, non è facilmente trasportabile in commercio. Certo, recuperarlo per la città di Palermo e per la storia dell'arte italiana, certamente sarebbe una bella grande notizia.